Dal lunedì al sabato, la mattina dalle 7:30 e la sera dalle 19:30, Don Montefusco in presenza e sui social continua un'esperienza di fede che chiede a chi vuole partecipare di Impegnarsi in un ascolto della parola di Dio, coniugandola a quella che è la loro vita di tutti i giorni. E infatti, da sempre l'unica richiesta che noi facciamo ai partecipanti agli esercizi è non il silenzio assoluto, che sarebbe auspicabile nei corsi degli esercizi, e molto probabilmente negli esercizi classici sono un ingrediente principe, ma qui si coniugano con quella che è la vita di tutti i giorni, e quindi eviteremo quelle che sono le parole soverchie che tante volte caratterizzano il nostro ciarlare costante. Come detto, sono due momenti di incontro nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Salerno, nota come Madonna di Fatima. Due appuntamenti, uno al mattino dalle 7 alle 7 e mezzo, in modo da permettere poi alle persone di andare al lavoro, un altro dalle 19 e 30 fino alle 20 ci saranno i punti di meditazione, e poi si prolungherà la preghiera in una preghiera silenziosa davanti all'Eucaristia. E alle 20:45 si celebrerà compieta, così da poter completare il nostro itinerario, e in modo che anche chi non ha potuto dedicare troppo tempo ad una riflessione personale troverà modo e tempo lì davanti al Santissimo per potersi fermare nel silenzio e rispondere a quello che è l'interrogativo che Sant'Ignazio propone negli esercizi, che è quello di comprendere la volontà di Dio per la propria vita. Ricordiamo Sant'Ignazio, ferito a morte, cambia radicalmente la sua vita. Ignazio è allettato per un colpo, una ferita da guerra, e dovendo trascorrere tanto tempo si dedica alla lettura della vita dei santi. Erano gli unici libri di cui disponeva e quindi di conseguenza è a quello che si dedica, ma coglie l'occasione di questa malattia per poter sperimentare quella che è la misericordia di Dio, e cambierà vita, poi consegnerà lo spadino, così come anche il nostro Sant'Alfonso farà, segno di una scelta di una vita alternativa. Lei ha sottolineato una cosa, nel quotidiano. Perché? Perché mentre Ignazio, nella sua intuizione, nel libretto degli esercizi, non chiedeva agli esercitanti di annullare i propri impegni di vita, ma di portarli avanti, coniugandoli con quella che è la vita di preghiera, la vita della ricerca della volontà di Dio. Alla scuola di questa intuizione ignaziana abbiamo pensato di chiedere alle persone che partecipano di continuare la loro vita quotidiana, quindi quello che è il loro lavoro di ogni giorno, ritagliandosi però un tempo di riservatezza per dedicarsi alla preghiera. Cosa è cambiato in quelli che hanno preso parte, oramai da più di un decennio, a questi Sì. esercizi? Allora, intanto il numero è sempre stato in un crescendo, perché neanche la pandemia ha fermato questa esperienza. E ringrazio il cielo per questo. Intanto, dopo un iniziale dubbio su che cosa potesse essere questa esperienza che proponevamo, adesso i numeri raggiungono il centinaio di presenze, e in loro vedi una crescita nella conoscenza non solo della scrittura, perché ogni anno affrontiamo un testo, un tema, un libro della Sacra Scrittura. Quest'anno sarà Mosè, il libro dell'Esodo, ma accanto a questo ci sta un cambiamento di atteggiamento, di preghiera non più devozionale, ma fondata sulla parola di Dio.